Giulia Dell'Ellis a cena con Belen, la Rodriguez felice per questo incontro. La cena di Giulia Dell'Ellis con Belen, c'erano anche Cecilia e Ignazio, Andrea Iannone, Jeremias Rodriguez e Andrea Damante. Giulia Dell'Ellis e Belen Rodriguez si sono finalmente incontrate. Dopo i complimenti reciproci al grande fratello VIP, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e la showgirl argentina si sono conosciute durante una cena a Milano. Le due non erano sole, allo stesso tavolo c'erano anche Andrea Damante, Andrea Iannone, Cecilia e Ignazio, Jeremias Rodriguez e un'altra coppia di amici sconosciuta al grande pubblico. Vedere Giulia dal vivo non ha tradito le aspettative di Belen che prontamente su Instagram, tramite una storia, ha fatto sapere di adorare letteralmente la 22enne romana. Inoltre, prima della serata, Andrea e Giulia sono stati ospiti dei saloni Cotril, di proprietà di Belen, dove si sono concessi qualche ora di relax e coccola beauty. Giulia Dell'Ellis, si rafforza il legame con la famiglia Rodriguez. Dunque, si sta rafforzando sempre più il legame tra Giulia Dell'Ellis e la famiglia Rodriguez. Dopo aver condiviso due vacanze con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la web influencer ha conosciuto pure Belen Rodriguez, riuscendo a conquistare la conturbante argentina. Dire che ho stretto amicizia non è corretto, per il momento. Ho scoperto, però, una persona molto schietta e sincera. E queste sono caratteristiche in cui mi ritrovo, aveva dichiarato qualche tempo fa la fidanzata di Andrea Damante. Ebbene, dopo questa sera, tutto è cambiato, Giulia e Belen si sono finalmente conosciute dal vivo e hanno subito instaurato un buon feeling. Diventeranno presto migliori amiche? I nuovi progetti di Giulia Dell'Ellis dopo il grande fratello VIP. Nel frattempo, dopo l'esperienza al grande fratello VIP, Giulia sta lavorando a diversi progetti top secret. Molti sono legati al campo del make-up, settore che da sempre appassiona la Dell'Ellis, ma ci sono pure alcuni legati alla televisione. A breve, infatti, Giulia tornerà in TV con Andrea, con il quale l'amore procede a gonfie vele dopo quasi due anni insieme.